credo di dover rubare qualche minuto in più, se mi è concesso. Grazie. Vorrei chiamare sul palco Fabio Belli e Jeff Hoffman qui con me, se vogliono, perché cioè, e non metterti a piangere perché sennò io no, che devo fare. Poi c'è Manuela che non la vedo. Comunque, Jeff Hoffman, Manuela, se vuoi vieni. Jeff Hoffman ormai è diventato il capo delle interviste che noi stiamo cercando di fare, diciamo, a livello culturale, no? Per dare uno sguardo in più sul mondo che non sia sempre la geopolitica che ci fa tremare tutti i giorni da un po' di anni a questa parte. E poi Fabio Belli, che oramai è diventata la guida del telegiornale quotidiano praticamente, e quindi ci tengo a ringraziarli entrambi veramente di cuore per l'aiuto costante, quotidiano, sempre presenti, senza considerare tutta la fatica che c'è stata e che c'è, con tutte le notizie tremende che abbiamo dovuto vivere tutti i giorni. Il flusso di notizie è veramente devastante. Ringrazio Manuela, se vuole venire qua per grazie Manuela per l'aiuto e la condivisione di questa organizzazione allucinante, però siamo arrivati finalmente quasi alla fine. Grazie. E poi ci sono altre quattro persone di redazione che sono a casa, che non sono qui con noi. Jonathan, che lavora dalla Spagna, giornalista, e Jonathan Chatillard. Poi vorrei ringraziare anche Luciano Roman che ha dato la voce questa mattina a Pepe Escobar. Luciano Roman è attore, discepolo questa volta sì, di Strehler, e ci fa molto piacere averlo con noi ed è la voce narrante oramai del nostro telegiornale da alcuni mesi. E poi ci sono le persone che sono al montaggio, alla post-produzione, che non sono potute venire qui, ma che ringrazio, Ernesto e Gennaro e Lucia. E Lucia, sì. Poi ci sono anche un altro paio di persone che ci aiutano nelle traduzioni, perché ovviamente per seguire il flusso di notizie noi ci rivolgiamo solamente a fonti straniere. Quindi ultimamente, negli ultimi anni, abbiamo qualche difficoltà in più per trovarle, per tradurle, insomma, vabbè, adesso non voglio fare commiserazione, insomma, però voglio semplicemente ringraziare tutta la redazione per il lavoro che mi aiutano a svolgere. Grazie. Come ultima cosa vorrei ringraziare certamente tutti i relatori di oggi che penso abbiano dato una visione piuttosto approfondita di quello che sta avvenendo nel mondo e vorrei in particolar modo ringraziare Tommaso Minniti e Johannes Bickler per la rappresentazione teatrale, o meglio per la pièce politica che oggi hanno qui portato, perché ha permesso questa pièce politica, ha permesso a questa piccola redazione di poter uscire finalmente dal flusso delle notizie che questi anni veramente è stato un vortice di follia e io vorrei dire una cosa che forse non ho mai detto. È necessario per noi anche uscire dal flusso delle notizie, perché altrimenti di questi tempi non si ha una visione lucida e chiara di dove siamo, di cosa sta avvenendo veramente dentro e fuori di noi, perché le notizie che si stanno susseguendo sono troppo veloci anche per le nostre menti. E quindi dobbiamo assolutamente cercare di discernere anche in altri modi, al di fuori delle singole notizie, al di fuori anche dell'analisi singola delle notizie, ma dobbiamo cercare altri strumenti e cercare il più possibile di utilizzare l'arte per
distinguere e per discernere quello che sta avvenendo. Ora io chiedo scusa perché ho preso molti appunti e vorrei tornare a riparlare di geopolitica, ma geopolitica in un altro modo rispetto a quello che è avvenuto fino adesso, perché vorrei toccare diversi continenti, compresa l'Africa. E questi sono discorsi che non ho mai fatto, che ho semplicemente scritto ed è per la prima volta che ne parlo in pubblico, per cui vi chiedo scusa, ma ho dovuto prendere degli appunti, per cui qualcosa potrebbe essere che leggerò. Vorrei comunque partire ovviamente dalla crisi israeliana, per poi andare a toccare anche l'Italia, oltre che l'Africa. E vorrei dirvi che dopo l'inizio, vorrei darvi la mia interpretazione quantomeno, dopo l'inizio, secondo me, della crisi israeliana, siamo sull'orlo di una reazione a catena che potrebbe incendiare non solo il Medio Oriente, ovviamente, ma il mondo intero. E questo è avvenuto in seguito al fallimento dell'azione militare della NATO in Ucraina. Le due cose sono assolutamente collegate. Probabilmente uno dei vari deep state potrebbe avere pensato in crisi di dollari e in crisi di petrolio che è giunto il momento che l'incendio divampi in tutto il mondo. Finita una guerra, d'altronde, se ne fa un'altra e Washington ormai da 22 anni almeno ci insegna questo, però a pagarne le spese questa volta è anche il popolo israeliano, secondo me, oltre che al popolo palestinese, perché entrambi i popoli sono stati ingannati da brame di potere. Però questo ci sta a dire una cosa, che tutti siamo sacrificabili. Tutti i popoli sono sacrificabili e tutte le persone sono sacrificabili. Perché? Perché è l'ultima chance questa. È l'ultima chance per Washington, per il potere, chiunque esso rappresenti, e tenendo conto anche che Washington ha comunque tre candidati presidenti che sono tutti e tre filo israeliani, prima dello scontro finale che sarà con Pechino. Lo dicono tutti i maggiori analisti e lo disse anche Brzezinski nella sua famosa grande scacchiera. A muoversi ora è la magica pedina del Medio Oriente, però, in primis. Il Medio Oriente è il cuore del settimo sigillo ed è il nuovo tremendo nemico da abbattere, l'Iran, che è alleato della Russia e ovviamente anche della Cina, e torniamo sempre lì. Quindi questa operazione, secondo me, non è solo regionale, ma è mondiale. E quindi stiamo entrando in un nuovo ciclo storico. La crisi dell'ex impero sta eccitando i protagonismi, in questo modo, dei paesi della nuova allargata alleanza dei BRICS. Sta eccitando le inquietudini degli ambigui occidentali di periferia, quali noi italiani, per esempio, e altri europei che siamo lì ai piedi di Washington. Sta eccitando anche le aspirazioni di potenze medie e piccole, però rivalutate da un autunno dalla massima tensione. Ovunque c'è un'area di animazione che è sospesa in attesa di chissà quale catastrofe, alla quale forse seguirà la catarsi, ma non ne siamo sicuri che a catastrofe questa volta segua catarsi. Il vuoto di potere reale o percepito, reale o fittizio, sommuove la tettonica di tutte le strategie politiche. Le strategie politiche di prima non esistono più. Sulla scena del teatro spuntano o riemergono oggi nuovi e antichi, allo stesso tempo, soggetti che raccontano storie di umiliazioni da redimere, offese da sanare, riscatti promessi e mai mantenuti. I paradigmi coloniali e postcoloniali sono esauriti. L'illusione di poter trattare chiunque come dei bambini bisognosi di patronati riflessa nella certezza di avere a che fare con tribalismi assortiti da incentivare per confermarsi superiori, cade di fronte ai nazionalismi locali, come in Africa, che propongono concetti di identità differenti ma più vicini alla verità dei popoli. E qui parlo di verità, perché ogni popolo ha la sua storia. Qui oggi si gioca la scommessa del futuro, lungo un percorso che sarà sicuramente costellato di altri putsch, di altre guerre a media e varia intensità, e speriamo non alta intensità. Oggi quindi, secondo me, suona la campana per tutti, per l'Italia, per la Francia, che ha perso il rango di potenza mondiale, ha perso la France-Afrique, per la Turchia, che può perdere, insieme alla Siria, che ha già perso, il potere della mediazione.
E suona quindi anche la campana per l'Italia, che è un paese che ha abdicato a qualsiasi strategia politica o meno dopo la doppia fine della Guerra Fredda e della Prima Repubblica. È una doppia fine perché rappresentano le facce esterna ed interna della stessa sterilizzazione geopolitica. Forse oggi possiamo meglio comprendere perché quindi a Washington, dopo l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che si è svolta a settembre a New York, Giorgia Meloni non ha partecipato alla cena di gala offerta da Joe Biden. Forse a Giorgia Meloni quello che è successo poi in Palestina e in Israele non andava molto bene. L'Italia, con la crisi medio orientale in corso, è stata destinata ancora di più al silenzio politico, energetico, militare, nient'altro che un triste protettorato pronto ad accogliere i migranti che arriveranno e basta. Israele oggi possiede almeno 200 testate nucleari, per quello che sappiamo. Dispone di una triade nucleare a tutti gli effetti, è il sesto arsenale atomico più grande al mondo. E sta per realizzare a 50 anni esatti dalla guerra degli Yom Kippur il cosiddetto piano parcheggi che trasforma il territorio della Palestina o quantomeno della striscia di Gaza in una grande sosta per auto. Dopo che nel giorno del compleanno di Vladimir Putin, il 7 ottobre, le armi inviate da noi all'Ucraina sono finite nelle mani di Hamas o di chi per conto di Hamas. Io non credo alla favola di Hamas. Pagate queste armi da chi? Da qualcuno che non è certo amico di Mosca, che non è certo amico dei BRICS e che non può nemmeno essere Teheran, perché Teheran aveva appena siglato un accordo con Washington e quindi non gli conveniva fare un gesto di questo genere. E quindi Washington, o comunque il mondo anglosassone, ritorna ad essere ancora una volta la madre di tutti gli inganni, e uso il termine inganno. Il caos regna imperante, pronto a precedere un ordine già disegnato sulle carte degli antichi padroni universali, però si scontra ora con altre mappe multipolari e l'obiettivo da battere è proprio il mondo policentrico che si va costruendo, e da ciò io credo nasce l'operazione israelo-palestinese, che sfrutta tra l'altro le emozioni generate nell'opinione pubblica del genocidio palestinese in corso, quindi ancora una volta emozioni. Per continuare ad abituare le menti alla tragedia e ancora una volta all'emergenza, come diceva Stefano, l'emergenza della follia e della guerra, ancora una volta. E quindi per capire ciò che succede occorre a questo punto cambiare proprio i punti di vista e di osservazione. È per questo che siamo qua. Occorre lasciare veramente non solo l'obsoleto unipolarismo, ma occorre lasciare tutto quello che abbiamo in senso positivo per ritornare ad essere umani, perché il mondo è multipolare e a riconoscerlo è persino Matteo Renzi, dagli schermi, o meglio dai salotti televisivi, se così si possono chiamare, di Rete 4, no? Da Giuseppe Brindisi. La notizia è epocale perché l'ha riconosciuto Matteo Renzi e dice Yalta non esiste più, e questa volta è alla luce del sole effettivamente ufficiale, anche perché Egitto, Iran, Etiopia, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti entreranno a far parte dei BRICS il prossimo mese, il 1 gennaio del 2024, non più l'Argentina come abbiamo sentito da Pepe Escobar probabilmente. E questo avviene durante la presidenza russa dell'organizzazione, che oramai è l'organizzazione più importante al mondo. E quindi è ovvio che contro un'organizzazione così potente la NATO e i suoi servizi di intelligence cercano di esalare gli ultimi respiri, portando però con sé tra i rantoli tutti i paesi che hanno in qualche modo ceduto a Washington sovranità ma anche dignità in cambio dello snaturamento dell'essere umano. Nella dichiarazione finale del 15° summit dei BRICS, che è avvenuta a Pretoria il 23 e 24 agosto scorsi, cinque paesi hanno ammesso, i cinque paesi fondatori dei BRICS, Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica, lo ricordo, hanno ammesso anche Egitto, Emirati Arabi Uniti e Bangladesh nella nuova banca d'affari dell'organizzazione. Quindi stiamo parlando di cose veramente importanti, e dal 23 agosto al 7 di ottobre è passato poco tempo, no?
Quindi c'è da fare attenzione perché questo nuovo blocco è effettivamente realtà. 10 paesi, non più 11, rappresentano questi BRICS e tra questi 10 paesi ci sono i 3 principali produttori di petrolio al mondo, il 37% del PIL mondiale, l'Iran e l'Arabia Saudita, per la prima volta insieme, audacemente insieme per un corso della storia che non sappiamo dove andrà a finire. C'è il sud globale, ricco di minerali e materie prime ancora intatte, con le sue aree strategiche, compreso il Corno d'Africa, quindi l'Etiopia. Paese rappresentato per la prima volta nei consessi internazionali, quindi l'Africa. Per Putin, che è intervenuto in videoconferenza e che quindi non è stato possibile fermare da una sentenza anche vile della Corte Penale Internazionale, che è una corte oramai obsoleta e tra l'altro rappresentata da un giudice italiano. Per Vladimir Putin, dicevo, la maggioranza mondiale è sempre più stanca di ogni tipo di pressione, di ogni tipo di manipolazione, ma è pronta ad una cooperazione onesta, paritaria e reciprocamente rispettosa. Ora, non sappiamo se questo effettivamente avverrà, però questa organizzazione è effettivamente la più forte al mondo in questo momento. Quindi il prossimo step riguarderà la de-dollarizzazione e riguarderà quindi la questione della moneta unica dei BRICS, materia complessa, ma che fa paura non più ai cittadini, ma che fa paura al deep state, chiamiamolo così. Per il presidente cinese, invece, Xi Jinping, in quel momento, il 23 e 24 agosto, si è fatta la storia con un nuovo punto di partenza per la cooperazione globale. E queste dichiarazioni secondo me sono importanti, anche alla luce del fatto che negli stessi giorni il nostro ministro degli esteri, Antonio Tajani, al meeting di Rimini, dove è andato, ha tentato invece di spiegare quello che ha definito l'impegno del governo italiano verso il continente africano, cioè quello che è stato chiamato Piano Mattei, nuovo Piano Mattei. Perché dice dobbiamo ritornare a vincere la sfida in Africa, visto che adesso sta subentrando la Russia, addirittura con le milizie Wagner a fine agosto, quindi siamo veramente fuori di ogni follia e alla Farnesina che è poco distante da qua. Quindi un'Italia questa che è stata rappresentata dall'attuale capo della Farnesina a Rimini, ma che è già colonia statunitense nel cuore del Mediterraneo, che oramai diventa ridicola, diventa polverizzata in questo nuovo corso storico, ma è polverizzata dalla sua stessa ignavia e slealtà. In particolar modo, slealtà verso i martiri che hanno dato la vita per quello che è il fu bel paese, come dice sempre Jeff Hoffman, tanto per citare la mia redazione. Nello stesso tempo, nell'altra sponda del Mar Mediterraneo, non verso Israele, ma a sud, l'Africa ha deciso di entrare, di cambiare vita. Ha deciso che l'impatto del neoliberismo ha scavalcato diseguaglianze disumane tra masse affamate e minime elite ultramiliardarie che hanno generato selvagge privatizzazioni di istituzioni, servizi, dove la corruzione generata è la norma. Basta, l'Africa non vuol più sentir parlare di queste cose. E nell'ultimo triennio sono caduti Chad, Guinea, Mali, Burkina Faso, Niger, Gabon, tutti i paesi dell'Africa francofona. Eventi questi che un tempo sarebbero stati registrati nelle pagine interne dei media internazionali, a eccezione di quelli francofoni. Ora invece su di essi si sta concentrando un fascio di luce non così effimera, perché la maggioranza degli occidentali, degli italiani, degli europei non conoscevano minimamente la storia di questi paesi e ora sono costretti a conoscere che c'è un nuovo continente che si sta facendo, che sta emergendo, e dunque in Francia è emergenza nazionale. Viviamo in un mondo di pazzi, ha stabilito Emmanuel Macron davanti ai suoi ambasciatori, prima di annunciare il 24 settembre scorso la fine della France-Afrique. Dice, è stata una nuova Suez. D'altronde la crisi di Suez del 1956 aveva provocato a Parigi la fine della Quarta Repubblica e il ritorno del generale de Gaulle. Oggi il doppio scacco di Niger e Gabon effettivamente ha suonato la campana per la Francia, che ha perso veramente il rango di potenza egemone.
Lo smarrimento francese però corrisponde anche all'atonia americana e questo dovrebbe farci capire che veramente la campana suona anche per l'Italia, perché l'Italia un tempo era presente in Africa, ora non lo è più, o meglio, lo è, ma in maniera, diciamo, disastrosa. Negli ultimi decenni, per esempio, in Etiopia, la Valle dell'Omo, che è una valle grandissima e molto fruttuosa, ha molto attirato le attenzioni dell'Italia, a cominciare dal 2004, quando la Farnesina approvò in condizioni a dir poco controverse il più grande credito d'aiuto mai erogato nella storia del Fondo Rotativo per lo Sviluppo. Furono stanziati 220 milioni di euro per la costruzione di una diga contestata, la Gibe II, proprio sul fiume Omo. Successivamente il governo etiope affidò alla società italiana Salini Costruttori, oggi Salini Pregilo, che si era già aggiudicata la costruzione delle dighe Gibe 1 e poi Gibe 3, la realizzazione del più grande progetto idroelettrico mai concepito in Africa. Un salto di 240 metri, una potenza di 1870 megawatt, per un costo complessivo di 1,4 miliardi di euro. Però il contratto fu concluso senza una gara d'appalto, quindi in violazione delle leggi etiopi, in violazione di tutte le leggi internazionali. Tuttora, ad oggi, gli unici contratti a trattativa diretta in Etiopia riguardano la Salini in Pregilo, gli unici in tutto il mondo. Tutti gli altri progetti, perfino la diga di Tekeze che è stata costruita dai cinesi, sono stati oggetto di gara d'appalto, presunta o meno che sia. E quindi la direzione generale della Farnesina, prima dell'erogazione del credito, aveva espresso parere negativo, segnalando l'anomalia dell'affidamento, ma segnalando soprattutto l'assenza di uno studio di fattibilità, la mancanza di previsione dei costi, delle misure di mitigazione e di impatto ambientale, questo è importante, ma soprattutto il tasso di concessionabilità del credito del 42,29%, che assolutamente non è in linea, non era in linea, non lo è tuttora, con la situazione di criticità debitoria dell'Etiopia, che è uno tra i paesi più poveri al mondo. L'Italia, infatti, in quel momento era in procinto di cancellare all'Etiopia 332 milioni di euro di debito. E in effetti la cancellazione è stata ratificata dalla Farnesina, ma esattamente 3 mesi dopo aver reindebitato il paese per una cifra di poco inferiore esattamente per la diga. Quindi, nonostante l'Italia sia più volte stata ammonita dall'OCSE per la cattiva abitudine dei cosiddetti aiuti legati, cioè ovvero condizionati alla fornitura di beni e di servizi di provenienza italiana, tale architettura in questo caso si è spinta oltre, rappresentando un vero e proprio aiuto commerciale camuffato da aiuto allo sviluppo contro la povertà. Così la magistratura di Roma nel 2007 ha aperto un procedimento penale a carico della Farnesina, del Ministero degli Affari Esteri italiano. Ma nessun ufficiale giudiziario fino ad oggi ha mai varcato gli uffici della Farnesina per verificare qualsiasi tipo di documento. Contemporaneamente però la Banca Mondiale avviò addirittura ha avviato un'indagine sulla questione, ne è scaturito un dossier con interviste pubblici ufficiali eccetera, e la Banca Mondiale poi ha negato il suo finanziamento, l'Italia no. Addirittura in Italia l'ex direttore generale della cooperazione allo sviluppo, Giuseppe Deodato, è stato promosso per meriti guadagnati sul campo a fare l'ambasciatore in Svizzera, mentre il nuovo esecutivo guidato da Romano Prodi, non più da Silvio Berlusconi, perché questa vicenda è stata impegnata da tutti i vari governi che si sono susseguiti, ha aperto addirittura la possibilità di bissare con un nuovo prestito alla stessa diga, senza dimenticarsi di approvare altri 12 milioni di euro per il completamento della diga di Bumbuna in Sierra Leone, un altro buco nero sempre a marchio Salini. Quindi è evidente che l'Africa è una terra ricca, ma non per gli africani, è una terra ricca per noi. Il caso, e dopodiché ci lamentiamo dei BRICS, no, ovviamente, il caso degli impianti idroelettrici fornisce quindi degli spunti di riflessione che sono molto interessanti, che non vanno proprio sottovalutati, perché ci dicono che la cooperazione italiana vive uno stato allarmante ed è bene che ce ne rendiamo conto.
C'è anche qui, si intravede la debolezza di tutte le istituzioni, comprese quelle europee che sono state zitte, ma soprattutto si vede il connubio di interessi tra paesi dalla democrazia difettosa, e per democrazia difettosa non intendo l'Etiopia, ma intendo soprattutto l'Italia, che si permette di fare questo. E quindi intorno alla Salini e alle altre dighe, come in una sorta di gioco di scatole cinesi, si è creato un indotto di società italiane che si scambia contratti, consulenze, appalti, addirittura personale, e questo viene chiamato Sistema Italia, viene chiamato in Africa Sistema Italia. Quindi è ovvio che possiamo parlare di Piano Mattei quanto vogliamo, ma non ci vorranno più. D'altronde, l'ufficio di cooperazione in Etiopia è il più grande sul quale l'Italia può contare in giro per il mondo, se si accetta l'Afghanistan. E cosa abbiamo fatto in Afghanistan? Disastri. Quindi il risultato qual è stato? Che diga o non diga, anche con una diga così grande in più, oggi l'Etiopia allaccia alla rete elettrica meno del 6% della popolazione. Mentre riempie, quindi chi ci ha guadagnato? Mentre riempiendo il bacino della diga si è messo fine alle esondazioni naturali del fiume, non ne sono state rilasciate altre, neanche di artificiali, e quindi manca il sostentamento, seppure minimo, alle coltivazioni delle tribù locali, che sono state spostate di posto, facendole morire, facendole affamare, togliendogli tutto. Ci ricorda qualcosa la frase togliendogli tutto? La diga ha sbarrato il corso centro-settentrionale dell'Omo e ha causato sia la riduzione del flusso del fiume che l'abbassamento del livello del lago Turkana, addirittura in Kenya, di circa 2/3, distruggendo così anche le riserve ittiche, e questa gente viveva di riserve ittiche. L'abbassamento del lago ha compromesso quindi le possibilità di sostentamento di almeno 300.000 famiglie, che vivevano in forma tribale ovviamente. Non esiste più l'acqua potabile, altro che diga. Quindi addirittura poi, per consentire l'utilizzo della diga e evidentemente la vendita all'estero dell'energia elettrica, l'agricoltura è stata vietata. Quindi questi di che mangiano? L'agricoltura è stata vietata e la riduzione dei campi utilizzabili per il pascolo ha portato le tribù a coprire delle distanze incredibili alla ricerca di terreni migliori e d'acqua per gli animali, così muoiono affamati anche per strada. Perché minore disponibilità di acqua significa non solo ridurre le aree coltivabili, ma anche variare l'ecosistema. E questo è importante, perché introducendo un lento, inesorabile processo di ritiro della foresta pluviale, si rendono le piogge meno abbondanti, quindi non c'è cibo e non c'è acqua. Prima della costruzione della diga, invece, ci dicono le persone che abitano nelle tribù, la terra era piena di grano e di acqua alluvionale del fiume Omo. Ora acqua e grano sono spariti. Ho raccolto una testimonianza sul posto che mi dice: ora acqua e grano sono spariti e le tribù vengono trasferite in nuovi siti di reinsediamento. Nuovi siti di reinsediamento. Vi dice qualcosa questa parola? L'hanno sperimentato prima in Africa. E mi fermo qui. A questo punto, se seguiamo il sistema Italia, è chiaro che ci sarà la morte della culla dell'umanità, che è l'Africa. Ad Addis Abeba, in Etiopia, c'è ancora Villa Italia, che è l'ambasciata italiana, che porta ancora il nome del fascismo, e ancora riporta l'Aquila del fascismo, non è cambiato nulla, lo stile mussoliniano è perfettamente intatto. Però resta il simbolo di un'ostentazione superflua e di un imperialismo assolutamente arrogante, che vorremmo continuare a fare, ma non ci verrà più permesso. E comunque resta un simbolo a tutti gli effetti, perché in ogni caso a decidere, adesso vi dirò un'altra cosa, a decidere è l'ambasciata americana ad Addis Abeba, non certamente la nostra ambasciata, perché per l'ambasciata americana è incontrovertibile che, cito, tra virgolette, che Stati Uniti e Italia rimangono
impegnati in Etiopia più che mai per una moltitudine di ragioni, in primis geopolitiche, perché il paese subsahariano ha lo sguardo verso Gibuti, sul Golfo di Aden, a due passi da Israele, quindi, e da tutti gli altri paesi cosiddetti arabi, ed è la nazione che al mondo maggiormente contribuisce alle cosiddette missioni di pace delle Nazioni Unite, l'Etiopia, quindi ha un certo rilievo, fermo restando che anche il capo dell'OMS, no, etiope, e ci sarà un motivo. A Washington, che è successo? C'è la sede dell'AMARA, Association of America, che praticamente l'AMARA è una regione tribale, la più grande regione dell'Etiopia. E quindi qualcuno ha pensato bene a Washington di creare un'associazione dedicata a questa regione. E questa associazione ha dichiarato: ora la comunità etiope, sempre tra virgolette, la comunità etiope americana sta finalmente comprendendo come funziona il processo democratico americano e crede così di poter fare la differenza in Etiopia a partire dallo stato dell'AMARA. Allora, diciamo, la potenza del messaggio è nota e può aprire strade che sono lastricate di dollari. Così, proprio in questi giorni, proprio ora, c'è uno scontro nell'AMARA, c'è una guerra nell'AMARA di cui nessuno parla. E sono già coinvolte più di 40 milioni di persone. Il premier etiope, Abiy Ahmed Ali, ovviamente lì nessuno parla dei bambini, di niente, non esiste, non si deve sapere nulla. Il premier etiope, che ha ricevuto il premio Nobel per la pace anche lui nel 2019, ha portato la guerra anche lì, dopo averla portata nella regione, nell'altra regione grande dell'Etiopia che si chiama Tigri, e governa solo grazie all'esercito. L'anno scorso, il 2 novembre, era stata firmata una pace pretoria proprio per garantire la pace con la tribù tigrina, tra governo federale e Fronte Popolare di Liberazione del Tigri, per mettere fine al conflitto. E anche lì ci sono state centinaia di migliaia di morti. E questa pace stabiliva il disarmo di tutti gli arsenali militari, quindi non ce ne doveva essere un'altra di guerra, ma no. E ovviamente questa pace è stata promossa da Unione Africana da una parte e dall'altra da Stati Uniti. Quindi la pace rimane lettera morta, perché il commercio di armi deve proseguire, se non l'abbiamo ancora capito, per allargarsi al resto del mondo, step by step, paese dopo paese, a seconda di dove c'è bisogno di creare una crisi. E questo consente, una guerra dietro l'altra, consente una comoda fine dell'oramai decadente stile di vita americano, un tempo però dichiarato non negoziabile, prima da Ronald Reagan, poi da George Bush Senior. Ora invece evidentemente è negoziabile, ma attraverso i popoli sacrificabili, che non sono di certo gli statunitensi, ma sono tutti quanti gli altri. Anche in questo caso la guerra prima nel Tigri era figlia della volontà di porre fine al sistema del federalismo, cioè etnico, basato sulle etnie, cioè quel metodo di governo che ha retto gli equilibri interni in Africa con un sistema decentrato. Il fatto che la politica centratrice invece dell'ultimo premier Abiy Ahmed non si sarebbe fermata al Tigri è diventato lampante subito dopo aver firmato questa sigla a Pretoria, quando nel processo di smilitarizzazione della regione il governo etiope ha lanciato il piano per lo smantellamento delle forze armate degli stati federali per confluire in un unico esercito nazionale. E così si è aperto lo scontro con gli Amara, che non hanno accettato questo. Ma non solo, il problema è più grosso, perché a livello regionale sono peggiorati i rapporti tra Addis Abeba e tutti i suoi vicini, cioè tra l'Etiopia e tutti i suoi vicini, perché l'Etiopia ha dichiarato in Parlamento, cioè il premier etiope ha dichiarato in Parlamento e ovunque, che l'Etiopia deve avere un accesso al Mar Rosso, e l'ha dichiarato esattamente una settimana dopo il cosiddetto attacco di Hamas, per chi ci crede. Quindi bisogna un attimo unire tutti quanti i puntini e capire quello che sta succedendo nel mondo. Perché insomma, in Etiopia abitano 150 milioni di persone
e molte delle quali sono ebrei, tra l'altro. Quindi bisogna considerare tutti i punti nella scacchiera a questo punto, non solamente i principali. Ovviamente Gibuti, Somalia, Eritrea si sono schierati contro una dichiarazione di questo genere, si sono definiti preoccupati, e a mediare anche in questo caso sono gli Emirati Arabi Uniti, come il Qatar. Quindi è addirittura stato chiamato il principe saudita Mohammed bin Salman a cercare di calmare, ma ovviamente, ripeto, tutti fanno finta che non esista più la dittatura soverchiante dell'Arabia Saudita, tutti fanno finta che Tel Aviv non sia a due passi da qui, tanto le tensioni scivolano via fino a quando un giorno ci arriveranno le bombe sopra in testa, ma nessuno se ne accorgerà. Quindi l'Etiopia alla fine, per concludere, ha invaso questa regione, il Tigri e l'Amara, come è stato gregario dell'ex impero americano, ma ha concluso la guerra, ne ha iniziata comunque un'altra, come paese vicino alla Cina e prossimo all'adesione dei BRICS, ed è in questo contesto che gli Stati Uniti cercano di mettere il premier etiope sotto pressione, avvalendosi anche, come al solito, della leva economica finanziaria, perché l'Etiopia ultimamente è stata lasciata fuori, sempre negli ultimi mesi, è stata lasciata fuori dall'AGOA, che è l'accordo commerciale tra Africa e America. Quindi ovviamente di nuovo fame per questa popolazione, e noi non diciamo nulla. Le grandi potenze sono impegnate nella cosiddetta guerra santa e non sembrano volere scongiurare la fine di altri conflitti, quindi i rischi restano lì sul campo e sono esponenziali. La prossimità con la direttrice di Suez ne aumenta ovviamente il potenziale distruttivo, così come aggrava le ricadute umanitarie. Il Corno d'Africa però nello stesso tempo non è mai stato così rovente, ma Mosca lì è pronta a distribuire gratuitamente 50.000 tonnellate di cereali. Quindi noi abbiamo depredato fino ad oggi, continuiamo a farlo. Mosca arriva e dice: ti do 50.000 tonnellate di cereali. Che vogliamo fare? Proporre il piano Mattei? Non credo sia credibile. In Etiopia però, il 24 novembre del 1974, Donald Johanson scoprì lo scheletro più completo di un antenato umano antico, un australopiteco di oltre 3,2 milioni di anni. E questo scheletro, la sera stessa, aveva già un nome: Lucy, preso dalle note di Lucy in the Sky with Diamonds dei Beatles. In Etiopia però il reperto è conosciuto come Dinky Nash, che in lingua proprio della regione Amara significa sei meravigliosa. Dove sta questo scheletro, che significa sei meravigliosa? Negli Stati Uniti d'America. È stato riportato in Etiopia solo 5 anni fa, quando oramai gli ultimi rantoli di una sopravvivenza ormai inane sono diventati quasi evidenti. Soprattutto le differenze sono diventate evidenti e gli scontri si fanno sempre più palesi. È chiaro, una situazione così non poteva più reggere. D'altronde, nel 63, John Fitzgerald Kennedy aveva intravisto le basi per un mondo equo e disse, lo cito: la pace nel mondo, come la pace della comunità, non richiede che ogni uomo ami il suo prossimo, richiede solo che vivano insieme con reciproca tolleranza, sottoponendo le loro controversie a una soluzione giusta e pacifica. Era il 63. Il 22 novembre dello stesso anno, Kennedy fu colpito alla testa mentre attraversava in macchina la città di Dallas. In Italia, a Milano, Aldo Moro, il 3 ottobre del 59, erano gli stessi anni più o meno, esponeva pubblicamente il fine ultimo della politica. Lo Stato democratico di quel tempo, della politica di quel tempo, quella vera, lo Stato democratico, lo Stato del valore umano, lo Stato fondato sul prestigio di ogni uomo e che garantisce il prestigio di ogni uomo, è uno Stato nel quale ogni azione è sottratta all'arbitrio e alla prepotenza. È uno Stato in cui ogni sfera di interesse e di potere obbedisce a una rigida delimitazione di giustizia, a un criterio obiettivo e per sua natura liberatore. È uno Stato in cui lo stesso potere pubblico ha la forma, la misura e il limite della legge.
e la legge come disposizione generale, un atto di chiarezza, è un'assunzione di responsabilità e un impegno generale è uguale. Il 9 maggio del 78 Aldo Moro fu ucciso dopo 55 giorni di prigionia con un piano di intelligence internazionale. L'ex presidente della Democrazia Cristiana scrisse in una delle sue ultime lettere a Benigno Zaccagnini, che allora era segretario del partito, disse: «Pensateci bene, cari amici, siate indipendenti, non guardate al domani, ma al dopodomani». Allora io mi permetto di dire che quel dopodomani, in cui le tavole della legge sono scomparse, è oggi, è qui. E quindi ora che non c'è più la politica, ora tocca a noi. E possiamo solo fare una cosa, ritornare ad essere umani per ridare quantomeno il giusto significato al sangue dei nostri martiri.